iniziato a suonare a 8-9 anni più o meno, però mio padre è chitarrista e a casa la musica c'è sempre stata, quindi anche se non suoni, la musica ti appartiene in qualche modo, no? Ma c'è sempre stata l'idea che nella musica non si possa vivere, che fosse per tutti un hobby. Noi eravamo iscritti al Nautico perché l'idea era che dovessimo diventare capitani di navi mercantili. E io in terza superiore ho proprio pensato, ma io non voglio fare questo, io voglio fare musicista. E ho avuto una crisi tremenda. E ho chiesto a mia madre di togliermi dalla scuola e iscrivermi al conservatorio. E lei mi ha fatto un ragionamento, mi ha detto, secondo mia madre ha una grandissima responsabilità sul fatto che io sia musicista. Perché lei mi ha detto, se vuoi facciamo così, però per quello che ti posso dire, tu hai già fatto 3 anni, li hai quasi finiti, finisci le scuole superiori e poi parti con l'università. E infatti io mi sono iscritto poi al DAMS. Però io ho covato quei 3 anni, sono stati anni in cui io studiavo tantissimo per conto mio la chitarra. E lei ha avuto, cioè se mio padre ha avuto un ruolo nei termini di trasmettermi la passione, mia madre è stata quella che ha intuito veramente che io volevo far quello nella vita. E mi ha supportato in questa cosa qua. Allora, la chitarra è la risposta a una crisi, perché io suonavo negli anni d'oro della Bologna antagonista con il gruppo più piccolo in cui io suonavo era un sestetto, per il resto era ottetto, 14 musicisti, era la base che era il laboratorio musica immagine, e da lì a salire con queste orchestre in cui facevamo un repertorio collaborando con giganti come Fred Frith, Butch Morris. Ricordo che nel momento in cui questa realtà si è sfilacciata, contemporaneamente io avevo iniziato ad andare a bottega da questo vecchio maestro Giovanni Scanu, con cui ho passato 9 anni straordinari e dal quale ho imparato tutta la tradizione dei canti a chitarra gallurese e lugudoresi. E allo stesso tempo c'era stato appunto l'incontro con Fred Frith. Perché quindi la risposta a una crisi? Perché io avevo un piede nella tradizione più antica, perché Giovanni Scanu aveva 87 anni e suonava una musica che di fatto non era neanche più la musica tradizionale. Era la musica tradizionale all'inizio del Novecento, ma non rispondeva alla tradizione sarda attuale. E dall'altro avevo un piede nel futuro con l'avanguardia, per cui con Fred. E in qualche modo io mi sono abbracciato con questa chitarra, è stata la risposta di voler tenere i piedi ancorati alla terra e alle mie radici, e allo stesso tempo però proiettarla in un mondo contemporaneo. Quindi io mi sento che il mio strumento è un esempio di Sardegna contemporanea.
La musica improvvisata ha un aspetto che non ha la musica scritta. La musica scritta è il confronto lo si ha su un pezzo di carta, no? E al limite sull'interpretare quello che un'altra persona ha deciso che tu esegui o che tu stesso hai deciso che devi eseguire. La musica improvvisata invece è un po' come aprire il frigorifero, vedere cosa c'è dentro, quando torni a casa e dire cosa mangio e magari spesso non hai niente, no? E allora tu cucini con quello che hai. Allora quando hai degli incontri con altri musicisti è come se aumentano gli ingredienti. Per cui se tu suoni con un musicista mongolo, inevitabilmente devi far tua parte del suo linguaggio, se no non puoi suonare insieme. Cioè, non è che arrivi a uno e ti dice questo è il pezzo e tu lo leggi e lui lo accompagni mentre leggi un pezzo, no. Quando costruisci un percorso legato più al tipo di musica che suono io, condividi determinate esperienze con gli altri musicisti e ogni esperienza che fai rubi quello che ti piace e lo incorpori nel tuo linguaggio. Mi avevano offerto un contratto a tempo indeterminato di 2000 euro al mese per lavorare continuare come responsabile dell'archivio Mario Cervo, che è la più importante fonoteca al mondo di musica sarda. Quindi era un bellissimo lavoro. Il mio lavoro sarebbe stato continuare a digitalizzare questo archivio, al quale io ho dato anima e corpo per 5 anni. E lì ho capito che io volevo fare il musicista, che io non volevo star chiuso in una stanza a archiviare la storia degli altri, che io volevo vivermi la mia storia, ma non che penso che stia facendo storia, nel senso la mia dimensione, il mio presente. Non volevo documentare il passato, ma volevo vivere il mio presente. E lì ho giocato il tutto per tutto, cioè ho pensato, io voglio suonare. Ho smesso di insegnare, ho smesso di fare questo lavoro bellissimo e ho proiettato tutto sui concerti e sul passare il più tempo possibile con la chitarra tra le mani. E quello è stato un momento veramente chiave, è stato il momento in cui mi sono trasferito a Barcellona, quindi è recente se vogliamo, è neanche 11 anni fa. Da quel momento proprio solo musica. Thank you.
Barcellona, tra l'altro, quando sono arrivato io non era ancora così compromessa col turismo come adesso, era più vera come città. E c'erano tre cose. Uno, come hai detto tu, vedere tutti i giorni il Mediterraneo con questa luce fortissima. Due, vedere i popoli che si mischiano, perché non è una città che ghettizza, ma una città che ingloba. E tre, avere una sensazione di estrema libertà perché arrivi in un posto in cui non sei mai stato, non ti conosce nessuno e non devi giustificare dal punto di vista sociale niente a nessuno. Mentre che so, a Bologna, per fare un esempio, se tu eri etichettato come musicista sperimentale e poi invece magari facevi un canto sardo, uno ti diceva: ma scusa, quella è tradizione, lascia perdere, no, non è avanguardia. Invece lì io mi sono realmente sentito nella condizione di capire chi ero io realmente, senza dover essere un qualcuno che mostrasse un'altra faccia per compiacere una società che ha deciso che tu sei quello, no? Quello è il massimo della vita. Cioè, quindi diciamo, Barcellona per me è stata la libertà, liberarmi dei condizionamenti sociali. Secondo me senza quel passaggio io non sarei il musicista che sono oggi. La Fonoteca è stato un lavoro straordinariamente importante perché se con Giovanni Scanu io avevo avuto modo di conoscere la radice,
con la fonoteca io ho consolidato questa radice e ho conosciuto il percorso di allontanamento da quella radice e di sviluppo di tutte le direzioni che ha avuto la musica sarda. Parliamo di una collezione di 6.800 dischi con registrazioni dagli anni 20 in avanti. Quindi mi ha dato ancora più coraggio dopo quando l'ho assimilata. In partenza, ti dico come mi sentivo, io catalogavo, metti, in un giorno 100 pezzi. Mi giravo e vedevo tutti questi scatoloni là e dicevo non finirò mai, no? In più dovevo ascoltarla questa roba. E quindi la sensazione era di dire no, è troppo pesante, uscirne da qua è complicato. E invece adesso ti posso dire che è bellissimo perché quando riesci a digerire la tradizione non è più pesante, anzi è un bagaglio che tu custodisci, ma ti senti alleggerito del fatto che sai da dove arrivi, quindi sei più forte. In un momento storico in cui tutti rivendicano più che il punto da cui sono arrivati, l'idealizzazione di un qualcosa che chissà quanto indietro bisogna tornare per essere puri, no? Invece io sono un fan del meticciato, sono un fan totale di quello che arriva a Barcellona e dice: ok, io ho questo bagaglio, lo posso usare qua? No, non posso usarlo. Cioè, io voglio cantare con altre tre persone, come usiamo fare noi in Sardegna, che si canta in quattro. Non ci sono altre tre persone. Quindi cosa faccio? Mi accompagno con la chitarra e canto senza il coro. Quindi per forza ti inventi, o che so, lo faccio con una piccola orchestra Gagarin, in cui il violoncellista è russo israeliano, il batterista catalano e arrangiamo la musica sarda in una maniera vicina al free jazz perché funziona, no? Chiaramente è un attacco. A quel punto chiaramente io adoro Barcellona perché mi dà la sensazione di poter far andare tutti gli elementi in un incastro armonioso. Se a me mi dovessero far scegliere tra la musica e il mare, io sceglierei il mare. Questa è una cosa importante.
perché il livello di serenità che riesce a trasmettermi di pace interiore, non c'è nessun altro elemento che riesce a farmi stare così bene o così male. Il mare per un sardo è di fatto il limite dell'insularità, no? Cioè tu, se sei sulla terra, per riprendere adesso, non ti viene l'idea che la terra finisce. Cioè, tu prendi un treno, non ti viene neanche l'idea che a un certo punto tu arrivi a sbattere da qualche parte in cui questa terra finisce. E nell'isola non è così. Nell'isola arrivi a un punto chiaro, c'è il mare e lì è finita. Lì hai due possibilità. Viverti il mare come un limite della tua libertà, perché appunto ti pone un limite fisico. Oppure dire, il mare in realtà è la possibilità di evadere, di viaggiare, di allontanarti, di sfidare l'ignoto, è il desiderio di avventura. Però, come ho detto già al concerto, allo stesso tempo il mare ti pone tutta una serie di problematiche che non te le pone la terraferma. Terraferma lo dice già, terraferma. Cioè, nel senso, come viaggi in terraferma? C'è la strada, c'è l'autostrada, c'è la strada ferrata. Comunque hai già un percorso delineato. Tu vai lì e segui quel percorso e arrivi alla meta che ti sei dato, no? Se uno va per mare, mica è così. Tu sei nel mare e puoi prendere qualsiasi rotta. Tu sai che vuoi andare in un punto, ma magari quel giorno là c'è un vento pazzesco e in quel punto non ci puoi andare, o c'è una corrente contraria e tu non puoi andarci. Allora finisce che sbarchi da un'altra parte e magari tu scopri che quel posto dove non avevi previsto di andare ti piace anche di più del luogo dove avevi immaginato che saresti andato. Secondo me questa è un po' la sintesi del mio modo di suonare.